Cari amici, buonasera a tutti, benvenuti all'interno del Music Lab, in questo spazio che noi abbiamo nominato Music Club, questa compagnia di amici che ogni mercoledì si incontra qui sul web, ovviamente, sulla pagina ufficiale della Biblioteca Rendella, per parlare di musica, per parlare di questo mondo straordinario che affascina tutti. E oggi siamo in compagnia di un ospite eccezionale, una personalità artistica veramente importante che adesso andrò a presentarvi. Vi dicevo quindi l'appuntamento del mercoledì con questa diretta dall'interno dei locali, appunto qui del Music Lab, e poi l'appuntamento anche del venerdì, vorrei ricordarvi, col nostro tutorial Scriviamo una canzone. Siamo giunti alla quinta puntata. Parleremo ancora di teoria musicale, poi inizieremo anche altri argomenti molto importanti, quindi continuate a seguirci, perché ovviamente sono dei tutorial molto importanti, molto affascinanti sulla scrittura di una canzone. L'ospite che abbiamo qui quest'oggi sulla scrittura delle canzoni ne sa parecchio, ne sa veramente parecchio, e poi magari lo intervisteremo in un'altra puntata, magari con altri nuovi argomenti. Lui è Valerio Giorgio. Buonasera a tutti. Buonasera. Che piacere essere qui. Grazie innanzitutto, Vito, per l'opportunità. È un piacere essere in tua compagnia, è un piacere essere in questo meraviglioso contenitore culturale, musicale, artistico. Intanto io veramente ti ringrazio di cuore per aver accettato il mio, per me è un piacere, il mio invito, aver come dire accettato di attraversare il deserto della temperatura che adesso in questi momenti ci affligge. Ci affligge, esattamente. Poi però arriviamo qui, vediamo gli strumenti musicali, cominciamo ad ascoltare la musica e ci rinfreschiamo. E ci rinfreschiamo immediatamente. Allora, per dirvi brevemente chi è Valerio Giorgio. Valerio Giorgio è... Io sinceramente, Valerio, sono andato sulla tua biografia. Sì. La roba è tantissima, Tu hai veramente un curriculum alle spalle importantissimo, però voglio dire, tu sei un cantante, sei un musicista, sei un arrangiatore, sei uno speaker radiofonico anche. Sì. Come hai iniziato? Speaker pubblicitario. Ah, fai anche la pubblicità? No, radiofonico, io la radio la farei fare a chi la sa fare. Io sono speaker pubblicitario, mi piace. Ah. Sì. Ok. Quindi presti la tua voce molto spesso agli spot per pubblicitari. Per gli spot pubblicitari, esatto. D'accordo. Ascoltami, poi sono andato ancora a curiosare all'interno della tua... Lo faremo brevemente perché voglio che insomma gli amici che ci stanno ascoltando ti conoscano, e io ti conosco abbastanza bene perché sono nell'ambito della musica, ovviamente, però sei stato anche un corista, hai fatto anche il corista. Sì, in più di un'occasione ho fatto il corista, ho avuto l'onore, la fortuna, l'enorme piacere di diciamo avere questo contributo vocale all'interno di un brano, La Grande Festa, un brano dei Pooh, quando loro hanno fatto 40 anni di carriera. Certo, come no. E poi sono stato corista insieme a Michele Salvemini, Caparezza, in arte Caparezza, per il concerto del primo maggio nel 2009. Senti Valerio, volevo chiederti come hai affrontato tu questa situazione assurda che insomma abbiamo vissuto tutti quanti, e la musica sappiamo benissimo di quanto è stata purtroppo colpita e affondata anche in certi casi. Sì, una bella battaglia navale, infatti. Beh, dei mesi assurdi, surreali, io utilizzo sempre questo termine perché nessuno si aspettava questo. Come abbiamo affrontato la cosa? Niente... Io e mia moglie, che anche lei è artista e cantante di professione, abbiamo affrontato la cosa continuando a fare il nostro mestiere da casa, con delle dirette che ci hanno letteralmente salvato, perché noi abbiamo iniziato a fare queste dirette musicali per tener compagnia le persone a casa, e poi in realtà ci siamo resi conto che è servito anche molto a noi stessi. Certo. Avevamo le giornate impegnate, era un appuntamento come se facessimo
un live, una serata da qualche parte, era un appuntamento fisso, solo con la differenza che eravamo in casa, quindi comunque noi ci vestivamo, ci preparavamo e tutto quanto, eccetera. E ma la porta di casa non la private assolutamente mai? Assolutamente no. Chiusa da dentro a chiave. Senti, il nostro laboratorio ti piace? Moltissimo, moltissimo, complimenti. Attrezzato veramente veramente bene, all'avanguardia, bello, una bella realtà. Io vorrei che insomma tutti conoscessero questa bella realtà. Hai frequentato il CET di Mogol? Sì, sì, ho frequentato, sono passati 20 anni. Ho bellissima esperienza, diplomato alla scuola di Mogol come cantante interprete. Senti, e mi hai detto anche un'altra cosa che io voglio dire, perché io amo, lo sai, tantissimo Mango, mm-hmm. e tu l'hai avuto come insegnante, una persona splendida, sempre al CET, insegnante, uno degli insegnanti del CET, da Mogol, veramente una persona squisita, un grande. Allora, Valerio, ascoltami, sì. Qui volano le penne, si dice penne. Penne. Ah, sì. Volano le penne. Volano le penne al cinema. Ahimè. Ho voluto tantissimo invitarti quest'oggi qui, perché insomma io so che tu sei un grandissimo esperto di questi strumenti musicali che noi abbiamo all'interno del nostro Music Lab. Grandissimo esperto in parolone. Sì. No, io ti conosco e so che ci smanetti veramente alla grande. Vogliamo dedicare questa puntata principalmente a queste due piccole, come dire, tastierine che magari potrebbero sembrare, come dire, dei giocattoli sì, in qualche modo, ma al loro interno hanno un mondo così enorme, così grande di suoni, che adesso Valerio ci illustrerà. Loro sono, questi sono due sintetizzatori, giusto Valerio? Sì. Il sintetizzatore altro non è che uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli elettrofoni. Degli elettrofoni, sì. Elettronici o semielettronici, iniziano ad essere semielettronici perché chiaramente la storia. Ora faccio una piccola premessa, non voglio entrare nel particolare del sintetizzatore, cos'è un oscillatore, cos'è un filtro, no, perché diciamo ci sono tanti tutorial, tante belle informazioni già in giro, non voglio ripetermi. Ci tengo a fare una presentazione del sintetizzatore in quanto strumento. Io vorrei invogliare un certo. po' tutti gli appassionati, i puristi, vabbè, già lo sono chiaramente, sono vicini a queste macchine, però i giovanissimi, giovani e meno giovani, a questi giocattoli, sono veramente dei bellissimi giocattoli. Sono delle macchine che possono tirar fuori davvero tanto. Il sintetizzatore alla fine che cos'è? I primi sintetizzatori nascono quelli veri, quelli concreti, già dai primi anni 40, esatto. C'era questa voglia di, a quanto pare, di voler replicare i suoni acustici degli strumenti che noi conosciamo, certo. E non solo, anche i rumori quotidiani. Si voleva questa necessità di replicarli. Certo. Utilizzando uno strumento. Quindi il sintetizzatore possiamo classificarlo come uno strumento che si occupa della composizione del suono, lavorando molto sul timbro musicale. Anche sul timbro, è una vera stazione di produzione musicale e sonora. Quindi noi comunque lavoriamo su delle onde. Innanzitutto un segnale che inizia. Nasce dal segnale in tensione, uh-huh. proprio la tensione elettrica, no? Questo segnale che poi attraverso vari parametri appunto andiamo a modulare, a gestire, eccetera, e quindi creiamo da una singola onda, certo. la famosa
onda sinusoidale, poi vedremo, insomma, ci sono tante forme d'onda, c'è quella quadra, c'è la triangolare, quella a dente di sega negativa, positiva, eccetera e quant'altro. E grazie a queste onde, grazie agli oscillatori, ai filtri, eccetera, noi possiamo creare una serie di situazioni sonore sia conosciute, ma principalmente quel sintetizzatore alla fine è diventato questo, cioè un creatore di suoni che non troviamo in natura. Certo. Sia come effetto sonoro sia come strumento suonabile, intonato. Quindi si sta parlando ovviamente di editing musicale, quello che oggi si fa acquistando un computer con una bella DAW all'interno, oppure sì, con un programma che in qualche modo registri o componga musica. Siamo un po' prima dell'avvento dell'editing musicale sul computer. Ovviamente, giusto? Sì, perché il sintetizzatore, il primo sintetizzatore, ci permetteva di, con tutte queste manopole, tutti questi controlli, di poter creare ed editare allo stesso tempo il suono, andare a costruire. E tutto in tempo reale, perché le manopole, i parametri erano tantissimi. La cosa bella, io questo ci tengo a dire, è bello vedere oggi che in tanti anni di suono digitale, dall'analogico siamo passati al digitale, con tutta una serie di vantaggi che il digitale ci può dare, soprattutto in fase di editing, di restauro del suono, eccetera. Quando parliamo di strumento, del sintetizzatore, abbiamo visto poi piano piano questo passaggio dall'analogico con tutti questi pomelli, no? Io dico, parlo sempre di sintetizzatori analogici, soprattutto sono per gli smanettoni, quelli che amano girare, perché c'è un approccio diverso, più diretto, certo, è più vero. Io tocco con mano, giro una manopola e mi rendo conto di quello che accade. Le tastiere digitali, a un certo punto, i sintetizzatori, soprattutto negli anni 80 e 90, hanno cominciato a diminuire tasti e manopole. Certo. Display. Con pochi tasti dovevi andare nel menu interno e andare a editare. Infatti non a caso poi molti richiedevano un controller a parte, che veniva collegato via MIDI, pieno di cursori e pulsanti per poter editare più facilmente il suono. Oggi si è arrivati di nuovo non solo ad apprezzare di nuovo l'analogico come suono, come qualità, come, certo, anche come circuiteria, perché adesso ci sono anche molte macchine che hanno rimesso all'interno dei componenti analogici, pur avendo dei controlli digitali, ma sfruttando filtri oscillatori analogici. E poi siamo tornati, qui abbiamo davanti una delle ultime Roland, la System One in questo caso, nel caso particolare di oggi, ed è pieno di, certo, a me affascina solo pomelli, anche di vedere queste luci che si accendono e si spengono. Per questa cosa, volevo, diciamo, chiederti, ma si è arrivati subito a questa alla possibilità di suonare ad esempio degli accordi più che altro, oppure no, all'inizio era, se non erro, all'inizio era un po' più, era più complicato, perché il sintetizzatore nasce monofonico. Ah, monofonico, okay, significa una nota alla volta. Quindi si era impossibilitati a fare degli accordi. Tutt'al più sulla stessa nota era possibile avere degli intervalli, perché giocando con gli oscillatori, con più oscillatori, era possibile avere, diciamo, un accordo degli intervalli pigiando una singola nota. Però che cosa succedeva? Chiaramente una volta che tu fissavi l'intervallo era quello e valeva per tutte le note. Quindi, certo, se io sul Do ho Do maggiore, quindi con tonica, terza maggiore e quinta giusta, io avevo la stessa cosa per tutte le note. Quindi se io volevo creare un'armonia, un giro armonico, il giro di Do, parlo per chi, insomma, chiaramente conosce la musica, abbiamo Do maggiore, La minore, Re minore, Sol settima, poi col quarto grado, era impossibile farlo, perché comunque muovendoci poi chiaramente con le note, si aveva sempre lo stesso intervallo, erano sempre intervalli maggiori. Possiamo sentire un po' il suono di questi sintetizzatori? Un po'? Cioè, sì, ecco, questo per rifarci a quello che dicevo appunto prima, si è tornati anche ad avere delle sonorità
dell'epoca, quindi questi bassi molto corposi tipici del, diciamo, alla fine degli anni 60, Moog. Certo, è quello Moog che ha fatto, diciamo, ha aperto proprio. E Harp, giusto? E Harp anche. Certo. Moog e Harp Moog sono Harp. Stati i primi synth veri, veri e propri, monofonici. Questo è un esempio. Questi suoni molto grossi. Grossi, certo. Dal carattere analogico, appunto. Ovviamente. Chiaramente. Questo è un preset, quindi è un suono che è stato registrato all'interno. È stato registrato tramite tutti questi parametri, quindi è stato costruito andando poi a muovere tutta una serie di parametri. Ma io già in tempo reale, avendo tutto a disposizione, da questo io posso andare... Scusami, in qualche modo adesso possiamo far nascere un suono che in realtà non è stato mai... Perché poi, cambiando i diversi parametri, certo, ce ne sono tanti. Questo è un po' come si dice, la musica prima o poi finirà. No, perché le combinazioni sono quasi infinite, se vogliamo, no? Volendo proprio esagerare. E quindi queste combinazioni possono essere così tante che adesso noi possiamo creare un suono che in realtà non è esistito, non esiste e non ha utilizzato quasi nessuno, se non andandoci proprio vicino. Sì, diciamo che è un po' tutto, devo dire, è stato sentito già e non, nel senso che qua sta molto alla creatività di chi ha lo strumento in mano. Certo. Questo è chiaro che è già sentito. Ecco, io sto giocando con il filtro, questa è un po' la risonanza dello stesso filtro. Abbiamo chiaramente un'apertura sia nelle frequenze, posso giocare con l'attacco dello strumento. Ecco, è già creato qualcosa che... Ho tolto la coda. Certo. Ho tolto la coda, ho tolto il decadimento, ho lasciato soltanto un attacco rapidissimo. C'è un'evoluzione del suono perché abbiamo un cosiddetto decadimento su se, questo è l'inviluppo, il cosiddetto inviluppo, quello che ci permette di capire come evolve, come nasce il punto di picco del suono, il suo decadimento. E quindi l'inviluppo finale. Il sustain. Certo. E rilascio nel momento in cui io poi lascio il tasto. Senti, ma una domanda che insomma abbastanza... Il aver portato questi hardware nei software, no? In qualche modo, no? Ci abbiamo guadagnato qualcosa oppure... Secondo te, voglio dire, sai cosa voglio dire? Come no? Certo. Ecco. Abbiamo guadagnato tanto per quanto riguarda la comodità nel trasporto della macchina. Nel live c'è una grossissima comodità. Parlo chiaramente di tutto quello che oggi è software. Ci sono tante emulazioni, molte sono fedelissime al corrispettivo della macchina hardware. Ci sono proprio dei cloni perfetti. Che dal punto di vista sonoro appunto non si riesce a distinguere in realtà la differenza. I puristi possono captare questa appunto pulizia o meno, perché molte volte l'impurità sonora è sintomo di autenticità dello strumento vero, lo strumento vero. Diciamo che l'hardware rimane sempre una macchina più calda perché certo. C'è un approccio diverso, come dicevo prima, tu tocchi con mano, il software è tutto virtuale, però chiaramente ci sono tanti vantaggi, il software ti permette di interagire molto più facilmente con quelli che oggi sono i software di registrazione più grossi, quindi hai già la macchina all'interno con i suoni eccetera. Poi è chiaro che i processori esterni fanno il loro, o anche quelli interni, tipo i compressori, i riverberi, certo, tutte le emulazioni analogiche varie. Anche. Senti, volendo fare dei riferimenti con la musica, che i precursori di questi sintetizzatori, a livello di musica ovviamente parlo
parlando veramente di musica a livello mondiale, mm-hmm. i Pink Floyd credo che sono stati... Già appunto alla fine degli anni 60 con l'avvento di Moog e Arp, i Pink Floyd sono stati i primi, tra i primi ad avere queste macchine costosissime e molto delicate allo stesso tempo, molto delicate perché... pensando ai concerti dal vivo, soprattutto all'aperto, ma anche il fatto stesso del trasporto, queste macchine analogiche spesso risentivano, anzi sempre risentivano del trasporto e degli sbalzi termici. In Italia invece? In Italia poi piano piano i vari gruppi anni 60. Ma gli stessi Pooh, se non erro? I Pooh, la PFM. Trolls e poi via via mano a mano il sintetizzatore è entrato nella discografia, quindi sentiamo tanti suoni riconoscibili poi nei vari dischi anche dei singoli, quindi non solo nei gruppi degli anni 60, poi ripeto 70-80, questa voglia sempre di sentire, di sperimentare col suono. Fin quando si è arrivati a suoni sempre più brillanti, ho notato questo. E quindi poi l'utilizzo del synth anche nel cinema, certo, chiaramente, caspita. E in TV i vari jingle nel quotidiano lo vediamo su Rai, su Mediaset, insomma ovunque, sì, certo. Ovviamente. Va bene Valerio, allora il futuro invece, adesso parliamo da qui a 30 anni, che ne so, cosa secondo te, perché è bello anche, adesso abbiamo parlato fino a quello che è successo fino ad oggi, insomma, quindi la monofonia, poi è arrivata, insomma, sono arrivate queste macchine, in futuro secondo te cosa accadrà? Cioè, ci sarà un ritorno, perché poi Lemmon, per dire, no? Sì. In realtà non accusa il passare del tempo, quella macchina lì c'è ancora. C'è ancora, così come il Fender Rhodes, così certo. Come il sì, tante macchine che rimangono comunque uniche nel loro genere, assolutamente. E per quanto la tecnologia, esatto, sì, benché la tecnologia possa in qualche modo intimorirli, ma la sostituzione totale non avverrà mai. No, per chi ama aver sotto le dita la macchina originale, insomma, sa di cosa sto parlando. Questo è un po' anche come, per esempio, la storia ebook o libro vero e proprio, esatto, se vogliamo, esatto. Il libro di carta è un tuo compagno che ti porti sempre, esatto. E non ha batterie che si scaricano, eccetera eccetera, certo. Il libro rimane con certo. Te. Ascoltami, a proposito di libri, mi piacerebbe che tu facessi un riferimento appunto su un libro magari da poter leggere, da poter... Sì, a me viene in mente, citando Enrico Cosimi, che è il guru, letteralmente il guru dei sintetizzatori. La fortuna di avere un italiano, certo, espertissimo dei sinti. Io consiglio il manuale di musica elettronica di Enrico Cosimi. Il manuale di musica elettronica? Manuale di musica elettronica, sì, sì. Perfetto. Sì, assolutamente. Dove c'è si parla proprio teoria e tecnica dei sintetizzatori, sostanzialmente. Perfetto. Allora, posso anche dire che è un libro che prossimamente troverete sicuramente all'interno della Biblioteca Rendella, quindi potete segnarvelo e magari venirlo appunto a noleggiarlo in qualche modo, a sfogliarlo qui all'interno della Rendella. Valerio, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Sei stato veramente, come dire, soddisfatto, voglio dire, per me sì. Grazie. Va bene ragazzi, allora la puntata termina qui e vi ringraziamo ovviamente per averci, come dire, seguito così in maniera abbastanza numerosa, vedevo. Vuoi dire un'ultima cosa, Valerio? Un messaggio di speranza a chi ci ascolta? Beh, speriamo veramente presto di uscire definitivamente da tutto questo caos surreale e che la musica possa scorrere sempre nelle nostre vene, la buona musica, il suono, e poi ripeto, io è un invito anche anche i più piccoli, questi sono dei bellissimi giocattoli, io parlo di voi perché oggi è stato l'argomento principale, quindi tra i vostri giocattoli io consiglierei anche questi. Però io ricordo sempre una cosa che ho letto da qualche parte, che quando Lucio Battisti, no? Sì. Il padre disse: guarda, se tu vai bene a scuola io ti comprerò una chitarra.
lui si impegnò, non sapeva neanche cosa fosse una chitarra, era proprio bambino Lucio Battisti, sì, il padre gli comprò la chitarra perché aveva buoni voti a scuola, e poi quel bambino che ha avuto in regalo la chitarra è diventato Lucio Battisti. Quindi magari, ecco, non finite mai di regalare degli strumenti, anzi, In generale gli strumenti musicali, sì, certo, assolutamente. Che siano con delle luci che si accendono come questa magari stazione. Magari sono più stimolanti. Però. Esatto. Però, insomma, per dirvi, questo è stato un esempio, però ci fa capire come effettivamente io nel dubbio comincerei a comprare strumenti musicali. Assolutamente, tanto non fanno male. Assolutamente. Non fanno male. Grazie a tutti, Valerio Giorgio è stato con noi nel Music Club, in questo spazio che noi abbiamo nominato Music Club. Ci vediamo venerdì prossimo con il tutorial Scriviamo una canzone, e poi ovviamente mercoledì ancora con una diretta, con un ospite importante ancora una volta qui ovviamente dall'interno del Music Lab. Grazie a tutti. Grazie, ciao.